La 25esima giornata di Serie A Lega Calcio a 8 trova al centro sportivo Stella Azzurra l'Emmers FG Consulting. Già, a detta di molti, spacciato all'ultimo posto e destinato forse a questo punto alla retrocessione. Prova appunto il Peperino Calciotto, la rivelazione forse più di tutte di questa stagione, ancora in corsa, sempre più lanciato per i playoff. Andiamo a leggere velocemente le formazioni delle squadre in campo. Peperino, dicevamo, si presenta con il numero 10 in panchina, Afrije, 5 Bandiera, 9 Buccioni, 89 Campanella, 11 Cutrupi, 1 De Eugenio, 4 Gian Donato, 15 Giovannetti, 0 Ibrahim, 2 Lorenzi, 8 Melis, 22 Mion, 6 Paesani, 23 Piras, 7 Pomella. Emers che comincerà, vedete, con il pallone tra i piedi. In campo con Cappelletti, numero 7, numero 1 in porta corso, 4 Dioci Aiuti senza numero fraternali, 16 Gallo, 5 Latini, 10 Mellaro, 6 Merelli, 2 Pasquali e 13 Pasquali Luca. Eccoci qui con l'Emers in possesso del suo primo pallone della gara. Se lo giocherà alla battuta diretta, palla che arriva tra le braccia di De Eugenio. Senza tuttavia preoccupare il numero uno titolare del Peperino, Peperino che ricordiamolo ha tutto da guadagnarci in questa sfida rispetto all'Emmers. 41 punti per la squadra in maglia biancorossa che ha scavalcato il COD nell'ultima giornata. Si è portato adesso al quinto posto e non accenna a smettere. Punta al quarto posto del testaccio che giocherà più tardi, 5 punti sopra. Peperino che subito guadagna metri, si porta in avanti, pallone appoggiato verso il centro, rimpallato, calcio d'angolo per il Peperino. Sì, è così. Alla battuta Campanella, nutrito il gruppetto a saltare delle maglie biancorosse. Campanella che va a colpire verso il numero 22. Mattia Mion, calcio d'angolo segnalato dal secondo direttore di gara, ma smentito velocemente dall'altro arbitro della gara, dunque rimessa dal fondo per l'Emmers. Adesso che siamo al secondo minuto del gioco, la gara è entrata ufficialmente nel vivo. Vedremo come la squadra ha 7 punti, non un gran bilancio. Questo degli Emmers saprà tenere testa all'organico forse più sorprendente di questa stagione fino adesso. Stagione che si avvia alla conclusione, 4 partite al termine di questa. Subito l'Emmers che si porta in avanti, lo stop con il petto del numero 13 Luca Pasquali, che riesce anche a mettere il pallone in mezzo, stoppato da Mellaro che lo fa un po' girare. Alla fine appoggia per il compagno che scarica altissimo. Bella azione di Pasquali e Mellaro, non altrettanto buona la conclusione sopraggiunta dal tre quarti campo dell'Emmers FG Consulting. Buona lanciata in direzione di Pomella. Pomella che ricordiamolo ha risolto l'ultima gara al Peperino, una gara partita in salita e poi recuperata e vinta per 3-1 al Ciriaci la settimana scorsa. Pallone battuto velocemente verso Mion, che lo tiene in campo nonostante la spinta subita dal difensore degli Emmers. Mion in avanti verso Pomella, prova a far lasciare il pallone, anticipato però molto bene dal numero 4 avversario. In avanti il Peperino prova a guadagnare ancora un po' di spazio, sempre con Mion, che si porta il pallone sul destro, si prende la rimessa laterale. Pallone battuto direttamente verso Pomella. Passato adesso Mellaro, una buona occasione, riesce quasi a servire il compagno sulla sinistra. Pallone però riconquistato dal Peperino che si porta ancora in avanti. Con il numero 9 che appoggia verso il centro, porta sguarnita. Finito giù nel frattempo Pomella, calcio di punizione per il Peperino. Il numero 9 è niente meno che Davide Buccioni, un altro dei top player di questo ultimo periodo per il Peperino, sempre impiegato sulla fascia destra.
C'è spazio qui per il tentativo di calcio di punizione per il Pecorino, calcio a 8. Con Corso per l'FG che ha disposto 4 uomini davanti al primo palo. C'è spazio, la conclusione arriva, passa sotto ed è subito il vantaggio del Pecorino al quarto minuto di gioco. Il gol su calcio di punizione la sblocca Francesco Giandonato, capitano della squadra, 1-0 Pecorino. Sfida che si mette subito in discesa per i grandi favoriti della vigilia. Qui Mellaro ci prova ancora una volta, il pallone ancora una volta passa, ma ancora una volta al centro della porta per De Eugenio. Sfida che dicevamo si mette subito in discesa per il Pecorino, dopo 5 minuti è in vantaggio, un bel gol. Fatichiamo a dire se è meritato o meno, finora si è visto poco, ma subito un'altra conclusione e anche una bella risposta di Corso sul tentativo del numero 22, Mion. Corner battuto sul primo palo, allontanato dagli Hammers che adesso stanno soffrendo molto. Pallone rilanciato verso Mion. Sul fondo, Corso alla rimessa. Dio ci aiuti. Chiuso proprio da Pomella. Corso chiamato in causa, si complica anche un po' la vita, riesce comunque a servire Pasquali che la tiene giù con il tacco, la chiusura attenta di Lorenzi, pallone diretto a Mion che resiste alla carica, riesce anche a servire in velocità Buccioni che prende anche uno sgambetto, si prende il calcio di punizione. Eccoci qui per il corner, c'è lo stesso Giandonato alla battuta, l'uomo che ha sbloccato il match un paio di minuti fa. Giandonato tenta di nuovo la conclusione, stavolta il pallone è leggermente alto sopra la traversa centrale per Corso che aveva intuito, Corso che va a servire il numero 2 Pasquali che riesce a liberarsi, lanciare in avanti. Buccioni raccoglie il passaggio del compagno Paesani. Quale serve Lorenzo, è solta sulla sinistra che serve solta Campanella, il tocco velocemente, ancora una splendida parata di Corso sul tentativo sempre di Giandonato, pericolosissimo lì dalla tre quarti. Eccoci al corner, c'è Mion, lo batte corto, pallone respinto. Buccioni alla battuta, Buccioni che tocca per Mion. Pomella anticipato questa volta con un bel intervento del centrale Latini che se ne esce anche molto molto bene con due uomini addosso. Mellaro servito quasi in contratempo, riesce comunque ad appoggiare al compagno, continua la manovra offensiva degli Emmers. Mellaro resiste alla carica di Mion, cerca compagni, non ne trova. Perde un po' di tempo, alla fine riesce a servire il numero 6 che rilancia profondissimo in direzione di De Eugenio. Campanella servito in velocità da Lorenzi, Campanella serve Pomella, subisce un altro fallo dalla stessa posizione del gol del vantaggio, dunque gioco fermo. E c'è sempre Capitan Giandonato alla battuta, posizione molto appetitosa dalla stessa. Un paio di minuti fa ha siglato il gol dell'1-0. Barriera sempre più folta quella disposta da Andrea Corso al limite della propria area. Vediamo Giandonato che prende la rincorsa, passa anche stavolta il pallone, deviato calcio d'angolo. Campanella alla battuta del corner, ci sono Buccioni, Pomella, Mion e sopraggiunge anche Giandonato. Pallone battuto cortissimo, cerca forse una deviazione sul primo palo. Buccioni restituisce palla a Campanella, di nuovo calcio d'angolo.
Cerca lo schema campanella, il pallone diventa quasi un assist involontario per Gian Donato. Il pallone era diretto male, ma c'è stata la deviazione che ha sistemato la sfera sui piedi del numero 4, che ancora una volta in diagonale beffa Corso ed è 2-0 Peperino al nono minuto. Ha decisamente il piede caldo Francesco Gian Donato in questa fase, questa prima fase del match. È stato forse Mellaro a fornirgli questo involontario assist per il gol del 2-0, che non ci sentiamo di dire che chiude la partita, ma sicuramente per il morale degli Emmers non è esattamente un toccasana, ricordiamolo. L'Emmers ormai poco da dire, poco da chiedere a questo campionato. Ogni tentativo di impresa sul finale rischia di chiudersi qui, perché qui Pomella va anche alla conclusione. Il gioco era fermo, aveva commesso fallo il numero 7. Il gol è irregolare. Mellaro. Pallone che sfila sulla sinistra, riesce ad arrivare verso il centro, toccata indietro ancora per Mellaro, troppo corto. Mellaro ce l'ha sempre lì, De Eugenio chiamato ad impegnarsi in doppio tempo alla sua prima parata del match. Gian Donato con il mancino, serve Pomella che si libera molto bene l'avversario, il pallone gli rimbalza in faccia, Pomella non molla e alla fine se ne esce bene Merelli. Ancora il numero 6, c'è Mion a chiuderlo. Merelli indirizza il pallone verso Cappelletti. Il raddoppio di Pasquali, tra i migliori dei suoi il numero 13. Per quello che si possa dire in una gara che al decimo minuto vede gli avversari condurre 2-0. Che Lorenzi riconquista un altro pallone, appoggia per Gian Donato. Lorenzi pesca Campanella. Campanella si aggiusta al pallone sul mancino, riesce a servire Mion che incespica sul pallone. Era praticamente un rigore in movimento. Prova a recuperare palla a Mion, ma ormai se ne è uscito Lemmers con il movimento di Dio ci aiuti, che appoggia per Pasquali sulla destra. Pasquali cambia gioco in direzione di Mellaro sull'altra fascia. Mellaro ne ha due addosso. Trova spazio per la conclusione, deviata tranquilla tra le mani di De Eugenio il tentativo di Latini. Lorenzi per Campanella. Mion vince un rimpallo fortunoso, arriva a Latini a chiuderlo con una scivolata impeccabile. Mion, dai, com'è? Accorcia, accorcia com'è? Pallone sfila verso Mellaro. Mellaro per Pasquali dall'altra parte. Pasquali verso il centro, deviazione così così di Paesani, c'è calcio d'angolo per l'Emmers, siamo a metà del primo tempo di gioco. Pallone battuto corto, finisce tra le gambe di Mion. A spazio il numero 22, alla fine finisce rimpallato dagli avversari che gli portano via palla Gian Donato. La tiene Gian Donato e alla fine il pallone finisce dalle parti di Buccioni. Ancora Buccioni col mancino così così. Momento un po' di confusione a centrocampo, arriva il fallo, si opta per proseguire Mion. Questa volta il gioco si ferma. Qualcosa da ridire su questo vantaggio assegnato al direttore di gara. Il pallone comunque per Gian Donato, che di nuovo con il mancino andava quasi a pescare la capocciona di Pomella.
Palla sul fondo, Dio ci aiuti, spazio per lui. Mellaro, il tocco di prima forse un po' lezioso qui. Roni che finisce le parti di Mione, che lascia saggiamente sfilare Buccioni. Buccioni pesca perfettamente Pomella. Pomella al centro, Buccioni lascia sfilare questo. Era un possibile colpo del KO per Campanella, che è stato anticipato al momento di appoggiare in rete davanti a una porta completamente libera. Lo stesso Campanella va dunque a battere questo calcio d'angolo. Si era avvicinato Mion, lo vedete lì a sinistra. Campanella serve molto bene di testa, Gian Donato che viene chiuso, ancora il pallone in gioco, questa volta è fuori. Si trattava di Paesani, scusate. Corso, pallone rimpallato sul tentativo di Merelli. Rimani alto senza fallo. Siamo sempre in zona difensiva per gli Emmers. Pasquali litiga un po' col pallone, pallone che infatti viene recuperato da Buccioni, che serve Gian Donato. Gian Donato per Campanella sulla sinistra, spazio il numero 89, pallone sull'esterno della rete. Bella partita finora, quasi a senso unico, con gli Emmers che tentano l'Emmers, tanta soluzione affidandosi alle giocate di Mellaro e Pasquali davanti. In questo momento manca decisamente la scintilla in grado di impensierire i due ottimi centrali del Peperino. Il gioco viene fermato dal direttore di gara, è chiamato un time out da parte dello stesso Peperino Calcio 8. E allora ci fermiamo qualche secondo. Eccoci qua, siamo ripartiti, scusate, un secondo di vuoto. Pomella riesce a toccare lo stop, non arriva. Emers sempre in zona difensiva, Pasquali. Stop per Dio ci aiuti, conclusione, palla fuori. Eccoci qua, dicevamo, Buccioni riceve il pallone, il numero 9 in mezzo a 3, quasi se ne andava via, alla fine ha zoppato. Calcio di punizione per il Peperino. Si aspetta qualche secondo, arriva alla fine la battuta, niente male, del neo entrato numero 8 Stefano Melis, che lui è uno degli inamovibili di questa squadra. Oggi iniziati i primi 15 minuti dalla panchina, il pallone quasi ci colpisce la postazione, era uscito, rimessa laterale per il Peperino. Paesani, il tocco proprio per Melis. Gian Donato, due uomini addosso per lui, porta a spasso il pallone, alla fine serve Lorenzi, molto bene Lorenzi per Pomella. Pomella, la punta del numero 7, il gol del 3-0, e forse già al 18° la chiude Danilo Pomella, il 3-0 del Peperino sugli Emmers. Ancora il tentativo, ancora una volta alto. Sventagliata in direzione di Pomella. Arriva Omo, Simo.
Pallone prolungato saggiamente da Buccioli e alla fine Paesani per De Eugenio. Ottime le azioni difensive del Peperino, sempre in tranquillità, mai in difficoltà. Pallone lancio in avanti, forse un po' troppo frettolosamente. Melis stava per riconquistarlo sulla tre quarti, perde un po' di tempo. Lemmers alla fine va ad impattare contro Buccioli. Lorenzi verso Pomella, con il petto Pomella ancora per il terzino. La porta a spasso sempre Buccioli, sventaglia per nessuno, palla sul fondo. Coronazione interrotta per Lemmers, Pasquali, c'è Lorenzi su di lui, Mellaro, spazio Mellaro, il bolide altissimo. Pallone verso Pomella, con la spalla non c'è fallo, si prosegue, c'è spazio per la conclusione di Melis, finisce il pallone dalle parti di Pomella che lo stoppa e manca un gol che sarebbe stato spettacolare, davvero numero 9, il pallone, il diagonale è fuori. Emers ancora in possesso, Cappelletti. In avanti Cappelletti, Paesani la stoppa, perde un brutto pallone, Paesani finisce anche giù cercando di recuperarlo. Rallenta un po' l'azione Mellaro, serve comunque il compagno che spara il pallone dall'altra parte del campo. Decisamente spuntato Lemmers in questa fase, De Eugenio impegnato a memoria in una sola parata verso la metà del tempo. Ormai il Peperino è avanti 3-0, ha preso il largo, la sensazione che possa farne anche altri. Mellaro rimpallato, Pomella serve in velocità, Campanella che riappoggia sempre verso il numero 7 che lascia sfilare e alla fine la chiusura niente male provata da Latini, non molla Campanella, alla fine Mellaro, serve Pasquali sulla destra, Pasquali che perde qualche secondo, serve di nuovo il numero 10, palla per Dio ci aiuti, ha davanti Buccioli, Dio ci aiuti, aspetta il compagno e si tratta di Merelli che colpisce così così, ancora nessun problema per Eugenio che serve il pallone sfilare la sua sinistra. Melis, Paesani, Gian Donato, Melis, rimpallato Melis, attento il neoentrato numero 23, qui Gian Donato con quattro uomini, rischia di perderla, alla fine la riconsegna a Campanella che a sua volta viene frenato dal rimpallo, si porta a spasso il pallone, il numero 7, il fallo qui, inevitabile, il calcio di punizione. Fallo commesso da Matteo Piras. E dunque un calcio di punizione, sono circa due i minuti che ci separano al termine del primo tempo, Peperino Calciotto in vantaggio 3-0. Vediamo questo calcio di punizione, la battuta direttamente in porta, una deviazione sfortunata, forse un autogol, mette il pallone in rete, il gol che accorcia le distanze dell'Emers, arriva ci sembra con un autogol al 24esimo del primo tempo. Vidano alla calma i ragazzi della panchina del Peperino. Peperino che comunque ha rischiato veramente molto poco. Adesso il trucco è probabilmente non perdere la calma e tentare anzi di ristabilire il vantaggio. Un minuto di recupero ci segnalano da bordo campo. Piras. Questo gol può d'altra parte sembrare galvanizzare Lemmers che però quasi si fa sorprendere qui su questa discesa sulla sinistra di Lorenzi. Diciamo gol che in finale del primo tempo può servire decisamente a rilanciare
L'Hammers FG Consulting, che è comunque sotto ancora di due reti, certamente non un grande distacco nel calcio 8. Qui il corner battuto fuori misura, altissimo per nessuno dall'altra parte del campo. Mellaro, c'è Pomella dietro di lui. Corso, rischia sempre qualcosa, Corso. Piras, lo stop con il petto, alla fine Campanella, cambiato fascio al numero 89, Melis. Piras è andato a fare il terzino sinistro con Lorenzi che è avanzato, Campanella si è a sua volta spostato qui a destra. Finisce qui il primo tempo, il 3-1 del Peperino, calcio a 8, il gol in extremis sul finale dell'Emmers a ridurre le distanze. Eccoci qui per il secondo tempo, ci hanno segnalato che la deviazione non era un autogol, ma ha segnato il numero 16 Simone Gallo. Qui il pallone battuto verso Corso, attento, dicevamo comunque il gol dell'1-3 da segnare al numero 16 in maglia bianca, che subito rilancia in avanti il pallone e subito lo riconquista Gian Donato che tocca all'indietro per Piras. Piras rilancia in avanti, pallone in profondità per Pomella, c'è Gian Donato per lui, Pomella sfida gli avversari, appoggia per Melis, anticipato di qualche secondo e alla fine pallone che termina in rimessa laterale, c'è Paesani alla battuta della rimessa in direzione di Pomella che riesce a girarla verso il centro, anticipato al momento di ribadire in rete Melis, ancora la conclusione di Paesani, palla alta e vivo il Peperino, già sfiorato il gol dopo un minuto di gioco, vivo per forza, direte voi, avanti 3-1, ma insomma un gol in termini di primo tempo, specie con un vantaggio non così netto come un 3-0, può essere letale per molte squadre. Qui Lorenzi riesce a servire all'indietro Piras, lo stop di Pomella e alla fine Dioci Aiuti che tocca all'indietro. Pasquali. Mellaro, c'è Pomella su di lui, lo colpisce il numero 7, gioco fermo. Mellaro, conclusione di Mellaro, non era niente male, ha quasi sorpreso anche De Eugenio che invece si è volato a togliere il pallone da sotto la traversa, a un passo dal gol del 3-2, l'Emmers al secondo minuto del secondo tempo. Deve darsi una svegliata a questo punto il Peperino, perché l'Emmers ci crede e soprattutto alla individualità per tentare una rimonta insperata. L'abbiamo visto poco fa, pallone battuto, Melis di testa allontana, Pomella tiene lì la palla, fa un po' da boa, aspetta che sopraggiunga Lorenzi, riesce a servirlo in velocità al numero 4, attentissimo Corso, fuori con i tempi giusti e poi rilancio in avanti. Gallo riesce a tenere il gioco? No, il pallone è in rimessa laterale. Secondo tempo partito col turbo qui allo Stella Azzurra. Si rimane comunque 3-1 per il Peperino. Peperino che rilancia in avanti, Pasquali si fa quasi ingannare dal rimbalzo del pallone, Pomella va giù, calcio di punizione. Qualcosa da ridire i difensori in maglia bianca. Ovviamente la decisione è già stata presa, dunque sarà calcio di punizione per il Peperino. Diversi calci di punizione vincenti abbiamo visto in questa gara. Il primo gol di Gian Donato e l'ultimo in ordine di tempo di Gallo. Entrambi maturati su calcio piazzato. Vediamo Melis alla battuta adesso. Ecco Melis verso la porta avversaria, ovviamente palla sull'esterno della rete. Mellaro.
Pasquali sventaglia in direzione di Cappelletti, che tocca al centro. Piras prova a lanciare in velocità Gian Donato, che si ferma e si fa di nuovo anticipare. Qui vediamo Cappelletti sulla destra, c'è Dioci Aiuti al centro che reclama il pallone. Pallone toccato e lanciato in avanti troppo frettolosamente per Pomella. Peperino un po' in difficoltà in questa fase, forse sbilanciato troppo all'indietro. C'è ormai il solo Pomella a fare praticamente da boa lì davanti. Pomella che non è neanche troppo grosso fisicamente, almeno rispetto ad alcuni degli avversari. Mellaro, botta di Mellaro, palla alta. Sicuramente il numero 10, il più pericoloso dell'Emmers, come d'altra parte c'era da aspettarsi. Qui il lancio d'altra parte è bellissimo per Lorenzi, il pallone finisce quasi in autorete. Azione che prosegue per il Peperino, che ha sfiorato un gol a dir poco fortunoso. Finisce qui l'azione, grande occasione. Avete visto il pallone messo in mezzo da Lorenzi, con un difensore in maglia bianca che è arrivato e l'ha colpito, ma non il pallone a finire incredibilmente addosso al proprio portiere. Gallo nel frattempo ha riconquistato qualche metro per l'Emmers, si prende la rimessa laterale, urla dalle parti di De Eugenio, pallone che arriva verso il centro, Latini lo appoggia di nuovo per il numero 16, chiuso, appoggia al centro, pallone allontanato, Mellaro, spallate di Pomella, gioco fermo. Sesto minuto, calcio di punizione per l'Emmers, sempre Mellaro, ovviamente la battuta poco ma sicuro cercherà il tiro nello specchio. Rimpolpata l'area piccola, per così dire, di fronte a De Eugenio. Vediamo la conclusione del numero 10, mentre si appresta ad entrare un altro giocatore in maglia rossa. Ecco Mellaro, ho sentito l'urlo di sforzo fino a qui. Tiro così così, ha colpito la barriera, ancora il numero 10. La battuta della rimessa laterale, consegnata però al compagno. Prosegue senza particolare guizzo l'azione offensiva dell'Emmers, che stoppa per un bel pallone con Dioci Aiuti al limite dell'area, lo porta a spasso, poi si gira su se stesso, ne ha due addosso, Gian Donato. Paesani, scusate, mette il pallone in rimessa laterale. Rimessa con le braccia verso Latini, nessuno lo tocca, pallone che sfila sul fondo. Ancora una grande occasione. Nel frattempo, dicevamo, sì, è entrato il numero 10 del Peperino. Si tratta di Rick Afrighe. Con la punta pallone diretto a Pomella. Il tocco di Pomella, niente male, riesce quasi a servire Campanella. Ancora il numero 7 era tornato a chiudere con il corpo Melis. Cappelletti. Afrighe. Finito giù il neo entrato numero 10 al suo primo pallone toccato. Qui anticipato Campanella, pallone riconquistato dall'Emmers con Merelli, che rischiava di andare in porta. Nel frattempo siamo già in zona d'attacco per il Peperino. Un po' frettoloso qui l'appoggio, c'è Pomella che ha spazio, la parata incredibile, forse la migliore della partita. Ancora Pomella, ancora l'azione insistita, alla fine il gioco si ferma, ma che parata di Andrea Corso. Si placa qualche mugugno dalle parti dei giocatori dell'Emmers, che qui hanno rischiato grossissimo sul colpo di testa di Pomella. Pallone un po' troppo frettoloso questo rilanciato in avanti. Diversi cambi tra le file del Peperino, avete visto. E conclusione, sì, respinta. Diciamo diversi cambi, segnaliamo Andrea Bandiera con il numero 5 al centro, ha rilevato Paesani, numero 6 centrale nel primo tempo di gioco. Melis a spazio, conclusione di Melis, niente male, palla alta.
squadre si sono un po' spezzate in questa fase. Ho visto diverse occasioni di contropiede, soprattutto dalle parti del Peperino. Lemmers inevitabile dovrà spostarsi in avanti per cercare, finché in tempo, di riaprire ulteriormente la gara. Per il momento il punteggio è fisso sul 3-1 per il Peperino, che sembra comunque aver superato il momento di difficoltà. Avrighi il tocco verso il numero 10, Pomella, è andato giù, avete sentito le urla, cartellino giallo, calcio di punizione dal limite per il Peperino. Ed eccoci qui allora per il calcio di punizione assegnato al Peperino, calcio a 8. La posizione è ottimale, non per il mancino di Gian Donato, che peraltro ci sembra uscito. Sì, è così, forse proprio per Afriche. A questo punto andrà il numero 8, Stefano Melis. Siamo veramente dalle parti del rigore a questo punto. Ci sono tre uomini, ne chiama quattro a gran voce. Corso, aria affollata a bloccare la visuale. Vediamo Melis come se la caverà con il 4-1. Bomba di Melis che passa attraverso 10 teste, segna il 4-1 per il Peperino all'undicesimo del secondo tempo. Nell'aro, pallone respinto, è il terzo gol maturato su calcio di punizione in questa divertente partita. Piuttosto viva nonostante il risultato, nonostante quello che potrebbe dire la classifica, vedendo le due squadre impegnate, l'Emmers si è spesso reso pericoloso e non ha intenzione di mollare, e neanche adesso che mancano circa 15 minuti, forse meno, al termine della gara. Gallo addosso Piras. Gallo riconquista, lancia in avanti. Aprile lo stop così con il tacco, c'è Mellaro davanti a lui, Mellaro è grosso il doppio, vediamo come se la cava il numero 10, porta il pallone sul fondo, palla deviata, calcio d'angolo per il Peperino, 12 minuti sul cronometro, va lo stesso numero 10, pallone battuto lontanissimo, fuori misura dall'altra parte, era forse diretto a Buscioni. Piras, Melis in nonchalance per Bandiera. Piras in avanti, Pomella sbilanciato, forse Pasquali. Si proseguono, il pallone recuperato da Dio Ciaiuti che tocca sulla sinistra per Gallo che incespica però con la sfera, regalando la rimessa laterale al Peperino, che a questo punto ha ristabilito le distanze emerse nei primi 20 minuti del primo tempo. Ora solo limitarsi a gestire senza sbilanciarsi. Qui Pasquali fa un volo di un paio di metri sulla spinta di Pomella, si becca il giallo il numero 7. Munito anche un ragazzo dalla panchina dell'Emmers, caso evidentemente proteste. Pomella va alla fine a tirare su Pasquali. Rivertiamo da qui, pallone lanciato lontanissimo dalle parti di Gallo che lo riconquista e alla fine ci mette il piedone il rientrato Mion. Pallone, vediamo se in calcio d'angolo, in rimessa laterale, si tratta della rimessa per Lemmers che tocca verso il centro a spazio Mellaro, poteva anche andare di testa, la prolunga Afriche un po' in difficoltà, alla fine riesce a toccare all'indietro sempre il numero 10, onnipresente veramente Mellaro al centro, qui resiste anche alla carica. Spazzato via il pallone.
Rimessa laterale per Lemmers, il Peperino a questo punto non ha necessità di cercare finezze, ogni pallone viene allontanato il più possibile cercando di far passare questi 10 minuti scarsi il più in fretta possibile. Rimessa laterale c'è Lorenzi. Melis bandiera di fianco a lui, Melis preferisce andare da solo, alla fine lo perde con fallo commesso da Latini. Piras verso il centro, pallone controllato così così dal Peperino, che ogni tanto si scorda di stare avanti, tre gol e forza l'azione buttandosi in avanti e restituendo di fatto il pallone all'Emmers. Emmers è qui, si lamenta un po' con la voce di Simone Gallo. Mellaru. Dio ci aiuti. Boccioni. Quasi riconquistato il pallone, il numero 9, la rimessa è laterale. Arriva qui un giallo anche per Gallo. Pallone prolungato dai marti di Afriche che riesce anche a toccare per Mion. Mion che va a sbattere contro Pasquali. Bellissimo intervento del numero 2 con il numero 22. Avversario che stava andando quasi da solo in porta. Mellaro riceve un pallone, lo tocca con il destro, niente male, è deviato, calcio d'angolo. Dicevamo delle squadre spezzate. Palloni rilanciati da una parte e dall'altra con il Peperino che non molla, continua a portarsi 3-4 uomini oltre la metà campo, esponendosi di fatto a questi tentativi di contropiede dell'Emmers. Corner decisamente rivedibile. Time out chiamato dal Peperino, ci fermiamo, 17 sul cronometro. Riparte qui questo match di 25esima giornata di Serie A. In questo momento il Peperino, cominciamo a fare i conti, è salito a 44 punti ed è soltanto 2 sotto il Testaccio, che tra poco affronterà in una gara tutt'altro che semplice il COD 272. Calendario immediato che favorisce decisamente il Peperino. Se dovesse vincere questa e vincere la prossima in casa abbordabile con il Football 8 Roma Nord, potrebbe essere fiato sul collo al Testaccio, che nel frattempo troverà addirittura il Golbet. Quindi, come vedete, discorso playoff ancora perfettamente aperto e bilanciato, almeno da queste parti. Qui c'è la ripartenza dell'Emmers con Dio ci aiuti, sbilanciato da Bandiera. È arrivato un fallo segnalato. Il fallo l'ha commesso evidentemente Bandiera, spingendo giù Dio ci aiuti. Eccoci qui allora all'ennesimo calcio di punizione della gara e chissà che anche da qui non possa nascere un gol per l'Emmers ad accorciare ulteriormente le distanze, che adesso sono di 3 gol. Ci sono Mellaro e Gallo, la battuta, il numero 16 si allontana, rimane soltanto il destro di Giordano Mellaro. Eccolo qui, il pallone passa e si insacca, anche questo il gol del 4-2. È sempre lui, Giordano Mellaro. Distanze accorciate per l'Emmers al 19esimo. Circa 5 minuti al termine della gara e adesso il Peperino dovrà stare attento perché i gol di vantaggio sono comunque 2, ma decisamente qualcosa nella testa al momento di chiudere una gara apparentemente molto semplice, forse è mancato questa sera, lo chiederemo magari in seguito ai ragazzi in maglia rossa. Comunque adesso hanno tutto il tempo di mettersi in tranquillità e riportare il distacco a quello di prima, il tocco così così con le gambe di Buccioni. Due gol sono comunque abbastanza per stare sicuri in questo tipo di gara,
almeno ora che mancano meno di 5 minuti al termine. Qui Boccioni era andato giù, ci sembrava ci fosse fallo, non c'è nulla. Gallo recuperato da Lorenzi che lo butta giù, il gioco si ferma per un altro calcio di punizione per l'Emmers. Ed è ancora un calcio di punizione. Vediamo cosa maturerà da questo qui. Niente di che, pallone spedito sulle ginocchia di Boccioni, disposto a saltare in barriera. E allora c'è sempre Gallo a battere questo corner con buon movimento all'interno dell'area, pallone allontanato. Pasquali, forse sbilanciato l'avversario, Boccioni ha recuperato, ha provato a lanciare dall'altra parte. Melis, ancora Mion che si prende la rimessa laterale. È stato un fallo quello fischiato al direttore di gara. Solamente la sensazione è che un altro gol possa arrivare in qualunque secondo. Lorenzi verso il centro, buonissima la gara di Lorenzi sulla sinistra. Afri a chiudere Gallo. Gallo che cambia, rischiando tantissimo, infatti Melis riconquista. Aspetta i compagni, Melis saggiamente, il tiro sarebbe stato rimpallato. Fa girare il pallone il numero 8, si prende il calcio di punizione. Distanza disposta al direttore di gara. 2 minuti al termine, forse poi ci sarà recupero. Aspetteremo eventuali segnalazioni. C'è Melis, a piede caldo Melis, anche lui ha già siglato. Vediamo cosa ci aspetta in questo momento. Ecco ancora il numero 8, il pallone passa di nuovo ed è l'ennesimo gol su calcio di punizione. Ancora per Stefano Melis, adesso 5-2 per il Peperino e forse la partita si chiude qui a meno di 2 minuti dal termine. Nel frattempo i ragazzi di Testaccio Cod vanno a disporsi, li vedete qui pronti ad entrare in campo. Mellaro nel frattempo, pallone deviato, riconquistato da Lorenzi. Siamo agli sgoccioli di questo match, 5-2 il bilancio per il Peperino che in questo momento, possiamo dirlo con discreta sicurezza, sale a 44 punti mettendo ulteriore fiato sul collo sul Testaccio, impegnato tra poco. E anche vale la pena dirlo distanziandosi dal Cod che a sua volta scenderà in campo tra pochi minuti, sempre qui. Corso. Pallone riconquistato da Melis, Boccioni. Stop di Melis. Bandiera chiamato in causa, spazza più lontano che può, rincorre il pallone Boccioni, ma lo lascia sfilare fuori. Pasquali. Bandiera conquista un buon pallone, il numero 5 lancia in avanti per Afri e Bandiera, intervento falloso, gioco che si ferma. Pallone toccato e quasi sta per essere consegnato a Mion. Dio ci aiuti. Mellaro, un minuto a partire da adesso, fanno segno le casacche gialle. Mellaro con il petto. Gallo, Afrie, lo chiude. Merelli, Dio ci aiuti. Punta il numero 4, ma anche la conclusione. Palla sul fondo, deviata, calcio d'angolo.
c'è Mellaro, la battuta del corner, palla scodellata verso Gallo, ancora uno splendido intervento, il gol del 3-5 su cui forse si chiuderà il match. Eccolo qui, puntuale, il triplice fischio, dunque Peperino che si impone, prende i 3 punti, sale a 44 e tra poco è testaccio God, sempre qui allo Stella Azzurra.